A Villaggio per la Terra con Massimo Pallottino, direttore dell'ufficio Asia e Oceania di Caritas Italiana, e con Andrea Stocchiero, Policy Officer di FOCSIV, Relazioni Istituzionali di FOCSIV. Qui per presentare e portare il contributo della campagna Chiudiamo la forbice. Chiedo subito a Massimo Pallottino qual è il significato e il messaggio che vuole lanciare questa campagna. La campagna Chiudiamo la forbice è una campagna di mobilitazione che tenta di mettere un po' l'accento sul tema delle disuguaglianze, le disuguaglianze che sono un fenomeno molto importante del nostro tempo. Secondo la nostra lettura è forse uno dei fenomeni determinanti del nostro tempo perché le disuguaglianze esacerbano e sono un po' alla base dei fenomeni di povertà e anche in un mondo limitato, quale quello in cui noi viviamo, rende più vulnerabili le persone più deboli, più marginali in tutte le società. Dunque, questa campagna è focalizzata su questo tema. Chiudere la forbice significa rendere le società più giuste, più egualitarie, ma più giustamente egualitarie, non che tutti siamo uguali, ma tutti devono avere le stesse opportunità. Ecco Andrea, tra i tanti fenomeni che contribuiscono ad accrescere questa forbice della disuguaglianza, quello di cui oggi in particolare parlerete è il tema del land grabbing. Puoi inquadrarci questo problema e spiegarci in particolare in quali aree del mondo avviene? Sì, allora come land grabbing significa accaparramento di terre, acqua e risorse naturali. Questo accaparramento avviene da parte di grandi imprese e stati che in maniera legale, nella maggior parte dei casi, si appropriano attraverso affitti, concessioni di grandi appezzamenti di terra, dove però già vivono comunità contadine o popoli indigeni. E quindi il meccanismo di disuguaglianza che si crea è tra chi attraverso l'accaparramento ottiene il controllo e la gestione delle risorse e chi perde sostanzialmente la possibilità di continuare a vivere su queste terre e si trova in diversi casi espulso e marginato e quindi costretto a andare in altri territori, in particolare in grandi città, e andando a gonfiare ancora di più i casi di bidonville, di slum, di grandi megalopoli che stanno in Africa o in Asia o in America Latina. E ad oggi si valuta, c'è un database internazionale che valuta in 80 milioni di ettari i casi di accaparramento delle terre che si concentrano soprattutto, e non è un caso purtroppo, nei paesi più poveri e più vulnerabili, dove i governi locali non riescono a contrapporsi agli interessi internazionali o in molti casi sono in collusione con questi grandi interessi e quindi si dividono la torta a scapito ancora una volta di popoli indigeni e comunità contadine. Ecco, in parte le ha già accennate Andrea, ci sono degli effetti sociali devastanti sulle comunità locali che subiscono di fatto questo esproprio delle loro terre. È un problema veramente strutturale. Il meccanismo dell'accaparramento della terra è un meccanismo che rende le disuguaglianze ancora più ampie, perché toglie alle comunità locali i mezzi di sussistenza con dei meccanismi di affitto a lunghissimo termine che sostanzialmente spossessano le comunità degli appezzamenti di terreno su cui avviene l'agricoltura, avviene l'allevamento, per concentrare questa proprietà o questo uso della terra per usi che sono spesso del tutto esterni ai territori. Un elemento molto importante è quello per cui l'accaparramento della terra avviene soprattutto negli ultimi anni ad opera di grandi fondi di investimento internazionali. La terra diventa dunque un elemento sottostante alla creazione di strumenti finanziari sofisticati, speculativi. Dunque, la terra, che è la base della vita e la base della sopravvivenza di molte comunità, è fondamentalmente utilizzata per dare ancora più forza a un'economia dematerializzata e finanziarizzata sempre di più. Dunque, questo veramente è un fattore di disuguaglianza molto importante.
cosa si può fare e cosa si sta facendo a livello internazionale per cercare di contrastare questo fenomeno? Sì, quello che si sta facendo è su due livelli, a livello locale e nazionale e a livello internazionale. A livello locale naturalmente ci sono reti di organizzazioni della società civile, organizzazioni non governative che sostengono i movimenti di lotta dei popoli indigeni e delle comunità contadine. E questa è una cosa importantissima se pensiamo che per esempio solo l'anno scorso sono state ammazzate più di 370 persone, difensori di diritti umani e di popoli indigeni. Quindi stare accanto concretamente, fisicamente nel territorio a queste persone è di fondamentale importanza per resistere. E a livello nazionale e internazionale quello che si sta cercando di fare è di fare pressione politica per creare degli strumenti che difendano queste popolazioni. Per cui, per esempio, noi sottolineiamo l'importanza del negoziato di un trattato delle Nazioni Unite vincolante su imprese per i diritti umani che è iniziato nel 2014 e che è tuttora in corso di appunto negoziazione presso il Consiglio dei diritti umani dell'ONU a Ginevra. Arrivare nei prossimi anni a un trattato che per la prima volta sia vincolante nei confronti di imprese e stati sarebbe veramente, non dico la soluzione, ma sicuramente uno strumento di fondamentale importanza, perché l'accoparramento della terra, come diceva prima Massimo, si fonda su relazioni economiche e finanziarie internazionali. Se non c'è giustizia su queste relazioni economiche e finanziarie, si riuscirà a fare ben poco. Ecco, questi e altri argomenti sono appunto approfonditi dalla campagna Chiudiamo la Forbice. Vogliamo ricordare anche i riferimenti per avere aggiornamenti e informazioni? Il riferimento principale è il sito web www.chiudiamolaforbice.it che raccoglie i materiali della campagna. Ogni settimana viene pubblicato un nuovo articolo che approfondisce un tema in particolare, una particolare sfaccettatura di questo tema, che è un tema veramente molto complesso e su cui veramente tutti abbiamo il dovere di essere più informati e più attivi come cittadini e come cristiani, se possiamo dirlo.